Ciao amici del tubo e bentornati sul canale. Oggi vedremo i migliori proiettori portatili al mondo. Sono questi tre prodotti della XGIMI. Questi sono davvero i proiettori migliori al mondo da un punto di vista di risoluzione, qualità, batteria, ma vi spiegherò tutto in questo video. In primis grazie agli amici di GoCamera che me li hanno mandati per fare questo test. Cominciamo a vedere le due versioni base. Il Mogo e il Mogo Pro. Come vedete stanno davvero in una mano, pesano 900 grammi l'uno, sono alti 14,5 cm, sono profondi 10,5 cm e sono larghi solamente 9,5 cm. Tutte e due hanno un sistema audio davvero fantastico, Harman Kardon, due casse ognuno da 3 watt, hanno una batteria integrata da 10.400 mAh, questo si traduce in 4 ore di riproduzione continua per quanto riguarda i film e 8 ore per quanto riguarda la musica. Questo perché possono essere utilizzati come delle casse tramite la connessione Bluetooth. Possono essere messi anche lateralmente alla parete su cui vogliamo proiettare i nostri contenuti, questa cosa è fantastica. Possono essere messe anche a diverse altezze perché hanno fino a 40 gradi di regolazione. Questo ci permetterà di non avere il videoproiettore sempre in mezzo alle scatole. Hanno il sistema Android TV 9.0, quindi un sacco di applicazioni che possiamo già utilizzare, applicazioni come Netflix. Grazie al Chromecast che è supportato, noi avremo la possibilità anche di collegare i laptop oppure delle console da gioco come la Nintendo Switch, la PlayStation o l'Xbox. Addirittura, fantastico, c'è il Google Assistant integrato. Qual è allora la differenza tra questi due videoproiettori? Oltre al costo, che ve lo dico subito, il Mogo base costa 499 euro, il Mogo Pro costa 599. Qual è la differenza? È che il Mogo base ha una risoluzione di 540p, vuol dire 960 pixel per 540, mentre invece il Pro ha una risoluzione di 1080p, ossia 1920 per 1080 pixel. Cambia davvero tanto. Altra cosa, questo ha una luminosità di 210 ansi lume, che è l'unità di misura per quanto riguarda i proiettori, mentre invece questo ha una luminosità di 300 ansi lume. Nei test, più che la luminosità, per quanto riguarda perlomeno i contenuti video, si vede molto di più che questo è nitido, grazie ovviamente alla risoluzione nativa più elevata. Da un punto di vista estetico vi ho detto che sono esattamente identici, qui sopra abbiamo un LED che ci indica lo stato di utilizzo, abbiamo il tasto play, pausa e due tasti meno e più che ci permettono di andare a cambiare l'intensità del volume. Nella parte dietro abbiamo il tasto per l'accensione, l'ingresso audio jack da 3,5 mm, possiamo collegare delle cuffie oppure possiamo anche collegare direttamente una sorgente audio. Abbiamo il cavo HDMI, sempre per far entrare cablato un flusso dati anche elevato. Abbiamo la presa USB che possiamo utilizzare anche per le Fire Stick come quella di Amazon, abbiamo l'ingresso per la ricarica. Al di là della risoluzione nativa, hanno la possibilità di riprodurre contenuti fino al 4K, ovviamente scalando poi in proiezione in funzione delle loro due diverse risoluzioni. Ripetiamolo ancora, 540p, 1080p. Il Pro ha una migliore saturazione anche dei colori, ma se non stiamo a 2-3 metri di distanza, davvero le differenze sono poche. Lo ripeto ancora per essere corretto, dal mio test per YouTube, per Netflix, per i film, se siete interessati a questi prodotti potete stare anche sul base e risparmiare 100 euro. Per quanto riguarda la lampada è garantita per 30.000 ore su entrambi i modelli. Nota di merito anche per il radiocomando, davvero fatto benissimo, possiamo fare tutto da qui, non serve direzionarlo perché è Bluetooth. Non vi ho detto una cosa importantissima, questi proiettori hanno l'autofocus, quindi faranno tutto in automatico, in più fantastico aggiustano anche il trapezio in automatico. Cos'è il trapezio? È la forma corretta dello schermo, a maggior ragione quando noi andiamo a metterli non direttamente frontali alla parete ma lateralmente. Ma le sorprese non finiscono qui, hanno anche la possibilità di riprodurre contenuti 3D. Ovviamente per visionare questi contenuti dobbiamo prendere a parte gli occhiali appositi, gli occhiali 3D. Sono super efficienti davvero, anche perché al loro interno hanno una RAM da 2 GB, tra l'altro il wifi lavora in 2
dual band, questo gli permette di andare a gestire anche contenuti più pesanti 4K che poi andrà a downscalare a 540p o 1080p. Soprattutto l'audio, perché io ho provato altri proiettori ma l'audio davvero era scarsissimo. Qui non abbiamo nessun problema e non siamo per forza obbligati ad andare a mettere delle cuffie. A maggior ragione se siamo in 2-3 persone che stanno vedendo un film o che stanno giocando a una console. Oggi lancio un contest, mandatemi i vostri filmati che avete girato anche voi in quest'estate 2020 nei borghi italiani. Altra cosa fantastica che si può fare con un prodotto del genere, oltre a essere trasportabilissimo e portarlo ovunque, possiamo anche metterci sul letto sdraiati e se, a differenza mia che ho delle travi a vista, avete il soffitto bianco, allora lo potete posizionare dove volete, anche su un comodino lateralmente a voi, e sdraiati vedervi un film o una puntata di una serie TV su Netflix. Vi garantisco che stare sdraiati sul letto e guardare in alto è un'esperienza fantastica. Provateci. Vi ripeto ancora il prezzo. Comunque trovate tutti i link in descrizione che vi rimandano al sito di GoCamera. Il Mogo base 499 euro, il Mogo Pro 599 euro. Tra le altre cose ci sono anche dei kit con degli accessori a prezzi scontati. Andiamo a vedere un altro video proiettore di una fascia leggermente più alta. È sempre dell'ex Jimmy, si chiama Aolo, è più grande del Mogo, come vedete le dimensioni sono diverse, ve lo dico subito perché è sempre importante. Questo viene 799 euro. Se questo è un prodotto pro, questo è un prodotto premium, è premium anche nel peso, 1607 grammi, è davvero più pesante di questo, è alto 17, spesso 14 e largo 11 cm. La risoluzione nativa è la stessa, proietta in Full HD rispetto al Mogo Pro, però questo ha una luminosità incredibile, va dai 600 ansi lumen fino agli 800 ansi lumen. Oltre a questo anche la qualità audio è fantastica, questo ha due casse da 5 watt, vi ricordo che qui ce ne sono due da 3 watt. Qualità sempre top perché si parla sempre di Harman Kardon. Questo è davvero il proiettore più luminoso di sempre. Come i fratellini più piccoli ha tutto, messa a fuoco automatica l'accensione, regolazione automatica del trapezio quando lo mettiamo lateralmente, anche questo si può mettere sia lateralmente sia più in alto sia più in basso rispetto alla parete dove vogliamo fare la proiezione, sistema Bluetooth, sistema Wi-Fi, ha sempre il suo radiocomando identico a quello delle versioni più piccole, sopra abbiamo sempre il LED di stato, la possibilità di far partire o interrompere la riproduzione e aumentare o diminuire il volume. Dietro abbiamo il tasto di accensione, l'ingresso per la ricarica della batteria. La batteria è da 17.100 mAh, visto che è una lampada molto più potente, la durata di questa batteria è sempre di 4 ore per i film e 8 ore per la riproduzione audio. Andiamo a vedere gli altri ingressi che ha. Posteriormente abbiamo l'ingresso delle cuffie, l'HDMI, l'US 2.0. non vi avevo ancora detto che sotto abbiamo sempre un ingresso a vite di un quarto, quindi possiamo metterlo su qualsiasi treppiede, sia questo che i fratellini più piccoli. Connessione cablata HDMI USB e anche connessione wireless tramite Chromecast o Bluetooth. L'interfaccia è multilingue, ci sono tantissime app, più di 5.000. Ci sono anche tantissimi giochi, tra l'altro si può utilizzare anche il radiocomando per andare a interagire col videogioco stesso. Abbiamo sempre la possibilità di utilizzare Google Assistant anche per questo modello. Del prezzo ve l'ho detto, è più alto, 799 euro. Ci sono anche di questo delle versioni accessoriate scontate, sempre sul link che vi lascio in descrizione che vi porta a GoCamera. Dopo averli provati vi dico che a me basterebbe e avanzerebbe il Mogo base. In realtà devo restituire proprio domani questi prodotti, però sul Mogo ci sto facendo davvero un pensierino. Bene, dei video proiettori davvero top, grazie ancora a GoCamera che mi ha dato la possibilità di divertirmi questo pomeriggio a utilizzarli. Io ora vi saluto, vi invito a iscrivervi qui sul mio canale di YouTube oppure seguirmi sui miei social, da Facebook a Instagram a Telegram. Ciao, ci vediamo nel prossimo video.